particolare, quando ci sono i momenti di gusto bisogna mangiare, se no come si fa a gustare? Presidente, è contento, è soddisfatto di questa, anche quest'anno 24 giugno 2018, tantissime persone qui al pellegrinaggio. Sì, sì, siamo felici perché è un giorno particolare, è un giorno in cui torniamo dove abbiamo le radici, dove siamo nati, quindi è naturale che ci emozioniamo e che siamo felici quando tanta gente viene a trovarci e a farci compagnia. Adesso carne squisitissima, il vino buono, il formaggio ottimo, ci sarà un momento adesso di ballo, insomma, balli tradizionali. Sì, sì, ancora abbiamo la pastina, non dimentichiamoci la pastina perché è come la ciliegina sulla torta, bisogna prima mangiare la pastina e poi cominceremo con il divertimento, certamente ci saranno i balli tradizionali, speriamo c'è qualche ceramellaro, speriamo che abbia portato la ceramella perché non tutti gli anni lo fa, è come quando si ha del vino prezioso, a volte c'è, a volte non c'è, speriamo che quest'anno ci sia. Grazie Presidente, complimenti per quello che fate, veramente, perché è eccezionale. Grazie a voi per la presenza e per l'aiuto che ci date ogni volta in queste manifestazioni. Con molto piacere. Grazie Presidente Salvatore Maesano. Qualcuno l'ha mangiato e qualcuno no, dipende. Chi è che non l'ha mangiato? Le ragazzine magari, qualcuna sì, qualcuna no, qualcuno l'ha assaggiata, insomma. Perché poi gli puzzano le mani di carne, di capra, insomma. Può essere, non credo, no, non credo, questione di gusti. Questione di gusti comunque è buonissima. Sì, era buonissima, sì. Anche quest'anno diciamo tanta gente qui al pellegrinaggio a Rogudi Antico, che ne dite di questa tradizione che anno per anno va sempre ancora a migliorare? È una bella tradizione, a noi che siamo del paese fa piacere tornare ogni anno. Tornare nei luoghi dove si è nati, dove si è cresciuti. Sono nati i nostri genitori più che altro. Genitori? Sì. Un bel momento. Sì, un bel momento di stare insieme, sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Com'era la carne? Buonissima. Buonissima? Sì. Il vino, la birra, cosa? Tutto buono, tutto buono. Tutto buono. Sì, sì, io ho bevuto un goccino di birra. Provo. Tanto per assaggiare. Tanto per assaggiarla, perché il vino non arrivava, allora ho preso la birra. La birra. Anche se con la carne ci va meglio il vino. Ci va il vino, certo, vino buono. Pellegrinaggio 24 giugno 2018, sì. Ogni anno sempre di più. Sempre, sì, 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 sempre di più, sempre presenti. È un momento di aggregazione tra le comunità di Gorio, Rogudi e anche dintorni, che c'è un momento anche di raccoglimento, di preghiera e anche di divertimento. Insomma, lei è rogudese? Io sono rogudese, sì. La sua mamma è nata qua? Mia mamma, i miei nonni più che altro, i miei nonni, i miei sbinnonni sono nati qua. Mia mamma è nata in un altro paesino di montagna, che è molto più in alto, però poi ci siamo cresciuti a Gorio di Roccaforte noi. Gorio di Roccaforte, che è qua vicino. Sì, 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 mio padre invece è nato a Gorio di Rogudi, l'altro paese che c'è là sopra. Comunque, ritornare nei punti, sì, sì, nei posti. Sì, sì, delle nostre radici è sempre un'emozione, è sempre bello. Poi le nostre tradizioni sono qualcosa di bello, veramente. Grazie, vi lascio continuare. Suora, possiamo... Chi è il portavoce? Delle suore, abbiamo le suore qua. Buon pomeriggio, suore. Ringrazio di cuore e faccio gli elogi a chi ha cotto la capra, perché era molto ben cotta, grazie. Però il pellegrinaggio non dipende da questo, naturalmente. Abbiamo pregato, fatto una bella messa e continuiamo nello spirito religioso. Di stare insieme agli altri, di passare dei momenti di gioia, di scambio, e così è bello stare insieme agli altri, io lo sto gustando, è un pellegrinaggio in cui si gusta la gioia di stare insieme. Grazie, grazie, grazie davvero.
La carne era buonissima e complimenti per quelli che l'hanno cucinata. Ma voi l'avete mangiata? Sì, sì. Perché le ragazze, soprattutto voi giovani, non la mangiano perché gli puzza la capra. No, non è vero, è buonissima. Gli puzzano le mani poi. Ma... No, non è vero, le mani si lavano e poi non si sente niente. Come era buona, scusi. Pomeriggio a tutti. Grazie, grazie. Che si dice, come va? Andiamo bene, 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 meglio di così. Non si può. Insomma, si può, vabbè, insomma. In questo momento, meglio di così, si muore. Mangiare, vivere, con gli amici qua a disposizione, meglio di così. La carne è ottima. Ottimissima, ottimissima. E se ne un amico qua che sa parlare greco. Ah, un amico che sa parlare il greco, ma anche lei parlava in... Buon pomeriggio. Calispera, c'era un apradespoto greco di Calabria, eguer come ode Namazzeo, iati acomie che andri di sceruto greco asce pappodiam e neoto. Deve tradurre pure, deve tradurre. Ho detto che non so parlare il greco di Calabria, pertanto vengo qua a imparare dove ci sono amici che conoscono il greco dei nostri nonni. Vabbè, ma lei ha parlato in greco prima. Vabbè, che cosa c'era una pratesso caloi, non so parlare bene. Ah. Ecasia, ode, Manacona, Matteo. Solo un paro da loro. Ah, lei sta imparando il greco da quelle persone? Solo, namicamo di invresia ullo, non mo ci faccio l'offesa a nudo, ego pao sta coria di cama, na Matteo do greco di Calabria, ego pao sto che dice no, sto corio tu ricudio, sincora tu vua, ceciola, storighi, puechi, acomi, cristianiti, zinnu, ti ercondo, ando corio tu ricudio, ando che dice no, andi ancora tu vua. Ci vado anche a Reggio dove ci sono persone che originari di qua parlano il greco. Ma lei è rogutese? No, ude, ego immo andorrighi, sono di Reggio. Di Reggio. Com'è che sa parlare? Lei ha imparato da questi da queste persone? Ego e Mattia Metusandro Paleo, io ho imparato con le persone anziane. Paleo è vecchio, ma non si deve offendere nessuno, perché il vecchio sa, il vecchio greco di Calabria è nato per insegnare e per trasmettere la propria esperienza e le proprie capacità ai più giovani. Quando voi trovate un anziano di qualunque paese della valle, se no veramente farei offesa a tutti, che ti dà l'ascoltarlo, perché una volta l'anziano concedeva il poterlo ascoltare al giovane che poteva imparare, e trovarsi anziani che ti danno la possibilità di ascoltarli ed insegnarti. Lei ha fatto questo, insomma, ha ascoltato gli anziani e faccio ancora con questo. Grazie. Buona la carne, tutto bene, vi state divertendo? Cali, cali, tocrea e tongali, tocrea e tongali, ma magno magno. Se vuole tradurre, noi, io non capisco. La carne è buona. La carne è buona, sì. Buona. Tutto buono. E galì. Questa è una giornata religiosa. Prima in greganico e poi lo traduce. Questa è una giornata religiosa e conviviale che ogni anno la popolazione di Rogudi fa in questo territorio, il borgo antico di Rogudi, così come tra qualche mese si farà nel borgo antico di Gorio di Rogudi. È un momento importante per tutta la comunità, un momento dove ci si incontra, dove si sta convivialmente, dove col momento religioso importante si ritorna a pregare in questa chiesa antica del borgo vecchio di Rogudi. Chiaramente poi c'è anche il momento del mangiare, del buon mangiare tradizionale grecanico, e ci sarà poi il momento anche del ballo tradizionale e così via. E comunque è un momento molto importante per la comunità rogudese, per la comunità grecanica di Rogudi. Scusi, solo per chiudere, poi la lascio tranquillamente, in grecanico vuole dire alle persone che stanno vedendo questa registrazione, tutte quelle persone che vedranno tramite i nostri canali, questa giornata, l'invito, un invito anche per il prossimo anno. Simero immo sto Rigudi, na cannome e na prama calà. Yati echi ola ta cristiania tu rigudi ti ercono ode
na steco me lo steco insieme. Cosa ha detto? Oggi è una giornata importante per il popolo del Rogudi, ci sono tante persone del Rogudi che sono venute per stare insieme. Quindi il prossimo anno si invita altre persone? Speriamo il prossimo anno che ancora più la comunità rogudese sarà sempre più presente e anche gli ospiti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Come va? Abbastanza bene. Io non ho mai mangiato così cucinata bene la capra. Da dove viene lei? Io vengo da Reggio. Ecco. Però è stato tutto sublime e il paesaggio è incantevole. Sembra... Lei ha visto mai uno che fa un'intervista col bicchiere di vino? No, la prima volta per noi. No, è così, qua è così, sì, sì. Cioè, questo devi bere il vino, devi mangiare la carne, devi mangiare insomma tutto quello che viene offerto. Sì, ma è buonissimo. Devo dire che sembriamo in un'altra epoca storica. È la prima volta? Sì, è la prima volta che vengo qua. Quindi diciamo che da quest'anno in poi. Io credo che verrò tutti gli anni, ma se non altro già il viaggio per venire qui è incantevole perché. A parte la strada, insomma, che c'è qualche problemino. La strada non è molto buona, però ci sono dei paesaggi incantevoli. Bellissime, gente, magari lei non le aveva mai viste. No. Assolutamente, si costeggia tutto questo fiume enorme, disseccato, e poi si arriva in questo paese meraviglioso, disperso nell'aria sembra, bellissimo. La vedo che è incantata proprio, veramente. Assolutamente. È il suo amico o compagno, non so, buon pomeriggio. Buon pomeriggio pure a voi, io sono un po' incantato dal vino però, non è scusate, perché a me mi vedono che bevono, ma a te non lo so. Un saluto a Giovannino prima di tutto e tanti auguri perché oggi è San Giovanni Battista. Per me è la prima esperienza vedere questi belli paesi della Calabria che sempre più pittoresche, più... Come ti devo dire, non so, basta. Delle sorprese calabresi in cui abbiamo dei belli borghi, zone bellissime, e noi abbiamo bisogno di andare no al nord e no. Esatto, noi vi vediamo spesso nei video, nelle foto, che girate un po' in lungo e in largo la Calabria, no? Voi siete sempre presenti dove soprattutto ci sono le musiche etnica calabrese. Adesso subito dopo questo pranzo ci sarà da divertirsi, naturalmente ballare insieme a voi. Sì, ci facciamo una piccola ballata, noi facciamo tantissime cose belle, ma tante persone non lo so. Non sono d'accordo, magari. Ecco. Non sono d'accordo, no, io sono d'accordissimo perché vi invidio. In giro portiamo la nostra tradizione, il ballo folk calabresi. Balliamo un ballo grecano, cocardolo, rigitano, un po' di... Ecco, voi venite proprio da Reggio, rigitano. Di Palmi, originario di Seminara, però di Palmi. E io sono originario di Cardeto. Cardeto, Cardola. Yes. Si dice così, o no? È un'offesa, no? No, assolutamente, per me è un orgoglio essere di Cardeto, perché è un paese con delle tradizioni profondissime. Come vi siete conosciuti? Appunto? Così, con la tarantella. Per la passione della musica tradizionale. Sì, sì, nelle serate così ci siamo incontrati a ballare, poi come si fa sempre da sola, da ruota, come si balla. Io da tanti anni che ballo con... Carisma? Calabrese. Carisma calabrese. Beh, è normale, no? È il mio sangue, non è? La Calabria per me è la vita e basta. Ma per tutti i calabresi deve essere così, dai, veramente. Ma voi comunque rappresentate la Calabria, perché vi vedo, siete un gruppo fiatato, bellissimo, siete dappertutto. Del nostro meglio, però noi portiamo questa tradizione nostra ballando su tutte le serate, da vari gruppi, nelle zone della Ionica, nel Soverato. Vi mancava questa di Rogudi antico? Sì, 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 ci mancava tantissimo. Infatti strada facendo abbiamo visto dei bellissimi posti, borghi proprio, ma strabiliate proprio. Vediamo se il prossimo anno riusciamo a portare un grande artista che suona la musica etnica calabrese, insomma, qui a Rogudi,
Chissà, adesso ne parleremo col presidente, vediamo un attimo. Tantissimi, sono tutti bravi questi gruppi. So, Ciccio Nucera, uno. Ciccio Nucera è proprio il simbolo. Poi a Rogude queste casa sua. Non è che... Va bene, io vi lascio continuare il vino, mi raccomando. Giovannino, mi raccomando. Questa... Alla Calabrese, anche lei. Grazie. Prego. No, la tradizione è una cultura. Due parole per questa Calabria, detto da un toscano. Alla Benigni o come vuole lei, come vuole. Benigni è un grande, ma la Toscana a me piace. Aspetti, una battutaccia: la Calabria è bella senza i calabresi. Mi è piaciuta questa. Paesi fantastici, paesaggi meravigliosi, però purtroppo è abbandonata, questo è vero. Peccato. Però guardi, l'importante è che ci sono dei calabresi così, guardi, che portano sempre avanti la tradizione calabrese, eh? È vero. Peccato che sia abbandonata. Lo so. Purtroppo siamo una terra che stentiamo ad andare avanti. Comunque io me lo auguro per la Calabria, per tutti i calabresi, che possa veramente continuare. Prego. Che possa risorgere veramente. Risorgere soprattutto. Detta da un toscano, io la ringrazio per quello che ha detto. Buon pomeriggio, un saluto a tutti da Rogudi, che è un paese bellissimo e io è la prima volta che venivo, però sono rimasta affascinata. Il prossimo anno ci ritorniamo. Prossimo anno, se Dio vuole, la Madonna vuole, saremo di nuovo qua. Benissimo, questa bambina è bellissima. La mia bellissima bambina, che l'ho portata a conoscere un po' di cultura calabrese. Ciao, come ti chiami? Giorgia. Giorgia, sei bellissima. Grazie. Grazie, contento. Signora. Siamo passati grandi lucori. Che canonusci lo rispetto. In tuo mondo porto onori. E ora che mi trovo lontano di tia, posso capire quanto è grande o mare e quanto è grande sta malinconia. E non pensero chicca mi tratteni. La sera pare che tu tocchi gli stidi, pare un presepe culito pinto neddi. A mezzogiorno non concedo i grigi, e la mattina cantano gli ceddi. La posso interrompere, signor? Buon pomeriggio. Grazie altrettanto. Da dove viene lei? Rogudisa, fatta e finita. Rogudisa? Fatta e finita. Bellissimo. Che canzone ha cantato? Una canzone antica? Sì, come minimo 30 anni questa. Più? 30 anni. Che strumento è questo? È un mandolino. Mandolino, io lo sapevo però. Glielo chiedo. Senta, la canzone è antica oltre 30 anni. Sì. Ma qui a Rogudi è nata questa canzone? No, è di un signore di Reggio, però non mi ricordo come si chiama. La ascolteremo più tardi ancora con altre canzoni. No, guardate che mi sto tremando dall'emozione, quindi non so se canto. Rogudi qua? Sì. Ecco, ci vuole dire quanti anni fa è nata? Io non me li ricordo l'anni. Non se le ricorda. Ma lei abitava qui a Rogudi? Abitava a Rogudi? Sì. Ecco, la sua casa dov'è? In fondo. Che emozione le fa ritornare dove è nata? Bellissimo. È bellissimo. Mi piace venire a casa. C'è stato un sacco di gente di Rogudi, contenti e soddisfatti per quello che fate insieme all'amministrazione comunale, insieme all'associazione, questo pellegrinaggio. Solo per chiudere, adesso ci sarà un ballo, tutti gli ospiti che sono qui arrivati, e balleremo sino al tardi, fino a quando avremo le forze, poi ritorneremo a casa. L'uno e il due, e poi riprenderemo a Rogudino. Sì, ha citato il ballo. Io mi ritengo un sindaco per Rogudi inadeguato,
anche perché non so ballare la tarantella e... Ci vuole provare, sindaco, solo per vedere, solo per avere le sue immagini che ballano la tarantella, ce lo permette. Pochissimo il greco di Calabria, il grecanico, per cui sono un sindaco veramente inadeguato, però chiaramente predico bene, quindi il fatto che io predichi bene spero che faccia razzolare bene qualche altro, pure che io non so razzolare bene. Ma lei va via subito o aspetta per il ballo? Aspetta che iniziano le danze? Io sono accompagnato dal mio amico fedele, diciamo, compagno di amministrazione, il vice sindaco Antonino Maesano. Se lui riterrà di fermarsi per il ballo, che so che è una cosa che non gli piace tanto, dovrò andare via prima, altrimenti se lui ritiene di fermarsi... Ma la possiamo vedere, solo un momento, un momento. Come un bastone spostato di... Ma non ha importanza, l'importante è vedere Pierpaolo Zavettieri. Io sono... conosco, diciamo... La possiamo fare ballare, sindaco? Ma sì, ma è una pagliacciata, quando uno non sa ballare, se vi va di vedere una pagliacciata... Ma il sindaco deve fare tutto per i cittadini. Possiamo fare anche le pagliacciate, quindi non... No, non è una pagliacciata, lo faccia per i suoi concittadini. Siamo esseri umani, e proprio per i miei cittadini, che non li voglio sottoporre a un supplizio, quindi vi ringrazio. Un annuncio da qua su. Sì, sì. Dopo... sindaco diventerà presidente della regione. Ce lo auguriamo, ce lo... della regione. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. È vero quello che dice Don Giovanni, signor... Guardate, io non sono disponibile a questa cosa, però se lo dice Don Giovanni sarà per forza divino, quindi non mi posso sottrarre. Stiamo scherzando. Vabbè, noi la aspettiamo perché vogliamo catturare le immagini che il sindaco di Rocuti, per Paolo Zavattieri, balli la tarantella. Va bene, se vi fa piacere. Ci fa piacere perché il vice sindaco non lo faccia andare, presidente, lei sì. lo tenga qui. Magari insieme a Don Giovanni e al vice sindaco. Come, ecco. Come faceva, come in modo tradizionale faceva ogni anno, diciamo, iniziavano a ballare Don Giovanni con il vecchio, l'ex sindaco Agostino. Quindi per rinnovare la... Esatto, esatto. Per quello io mi ritengo inadeguato, perché non so, no, le tradizioni, diciamo, le posso predicare ma non le posso attuare. Diciamo. Ci deve provare oggi, dai. Grazie comunque a voi che siete venuti a seguirci, perché diffondiamo questo momento bellissimo. Che state facendo? Pasta? Sì, la pasta, la nostra classica pasta. La famosa ghirtarete. Le mani libere, fate un applauso a Ciccio! Allora, perché? Allora, facciamo così. Perché la pasta si mangia... Scusate un attimo perché devo... Perché la pasta dopo la carne? Perché è una tradizione nostra antica, dei nostri vecchi pastori, che viene tradizionata e viene anche portata anche da noi. Noi giovani che purtroppo stiamo portando la nostra tradizione, cerchiamo di portarla nei migliori dei termini, perché ci sono alcuni paesi che ancora credono di portare le tradizioni e le portano e le fanno a modo suo. Purtroppo è...
Però se uno mangia prima la pasta poi non mangia la carne. Giustissimo, ma resta la carne che è un segno, era un segno di era un segno di ricchezza. La carne era un piatto prelibato in quei tempi. E allora noi facciamo prima la carne, mangiamo la carne, logicamente, perché è più, e dopo la pasta. E poi la pasta che pasta ire dalla dite dalla di dite dalla dite dalla dite. Ecco, lui è lo chef che sta chef, sì. Chef siamo tutti, aiutiamo la baracca un pochettino tutti, non è... quanto chili di pasta avete? 12 kg di pasta. 12 kg di pasta, basteranno? Sì, penso di sì, penso come no. Di sì. Insomma, ecco, Giovannino, guarda un po'. Guarda qua, Giovannino. Che tempi ci vuole? Più o meno sulle 15 minuti. 15 minuti e poi, ma c'è il sugo della carne? Sì, sempre col sugo di carne. Il sugo della carne di capra. Sì, sì, se no poi non viene buono. Poi ci vuole un bicchiere di vino. Bicchiere di vino ci vuole sempre. Sì. Ci vuole sempre, ci vuole sempre. Tradizione. Tradizione. Allora, ragazzi. La stregata del robot. Siamo qua. Dite qualcosa, voi il rocudese. È un giorno di festa. È un giorno di festa, San Giovanni pure. San Giovanni, bellissimo, bellissimo. Lei è lo chef della carne. Io no. Chi era lo chef? Ma sempre lui, Mario. Siamo tutti, aiutiamo tutti. Aiutiamo tutti. Sì. Comunque abbiamo fatto un sacco di interviste, la carne squisita. È squisita, giù. Bello. Non c'era bisogno del coltello, niente, si staccava da sola perché era cotta al punto giusto. Che carne era questa? Carne di capra. Capra, che capra? Giovane. Giovane, giovane. Giovane. Storia della Spromoni. Della Spromoni. Quindi diciamo cucinata. Come si cucina sta capra? Praticamente la capra si mette sopra, no? Poi si mette l'acqua, cipolla abbondante. Cipolla. Pochettino di pomodoro. Pomodoro. E basta, poi. Va da sola. Fuoco lento. Fuoco lentissimo. 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 Che tempi ci vogliono? È più o meno una ora e mezza, due ore. Due ore, sì, due dipende, ore. Dipende la capra o la pecora. Com'era? Com'era, certo. Noi sempre la migliore. Noi facciamo sempre la migliore. Le nostre pascole, delle nostre terre. Le nostre terre. Comunque, diciamo, qual è il migliore cucinare? Quella giovane o quella vecchia? Sempre quella giovane. La giovane? Certo. La vecchia. Però non c'è un discorso, perché se si cucina quella più o meno... che ha qualche anno di più di quella giovane, praticamente è più saporita. È più saporita. Certo. No, niente, una bella giornata e basta. Basta. Che bello sto bambino. Ciao, ciao. 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 Come ti chiami? Alessandro. Alessandro. L'hai mangiata la carne? Sì. No, perché le ragazze non la mangiano perché dice poi mi puzzano le mani di capra. No, non siamo di questo. No, no, la mangiano tutti. La mangiano tutti. Ha suggerito all'orecchio che Ciccio è un tipo... diciamo coinvolgente, che coinvolge le persone. Grazie. Parte del nostro gruppo, della nostra tradizione, dai. Grazie. Allora poi faremo un brindisi su questi ragazzi giovani. Ma voi la mangiate la carne? Sì, la mangiamo. La mangiate? Sì, sì. Perché di solito i giovani non la mangiano? No, dipende che è giovane. Dipende che è giovane, insomma. Ma tu hai dato il contributo per cucinarla? Certo, ho aiutato. Aiutato. La mangi? Sì, sì. Sentiamo Giovannino. Ciccio, che come ti ho detto è coinvolgente anche nel farci ridere. E siccome il rovuto antico è un meglio di tutti i lochi, non brindi se ci faccia questi grandi cochi. Grazie, Giovanni. Salute, salute, salute. Grazie, grazie, grazie. Siete delle persone speciali. Auguri. Chi non conosce i rugudesi non conosce le persone ottime, eccellenti, veramente speciali. Grazie. Delle persone. Grazie. Grazie di nome di tutta la nostra zona grecanica, che noi la stiamo valutando. Grazie, grazie, grazie a te prima di tutto. Grazie. Grazie. Persone speciali di cuore veramente che si offrono. No. Come on.
stati, abbiamo un po' intervistato i cuochi là dentro, adesso sta preparando la pasta col sugo della carne speciale. È la pasta che fanno i nostri ragazzi, eccezionale, perché hanno un'esperienza di... che ti devo dire? Diciamo, aspetti un attimo, mi scusi se la interrompo, diciamo che gli ordini li dà lei, poi loro eseguono. Sì, no, ma adesso non c'è più bisogno perché già sanno fare da soli, quindi basta un input e loro già sono operativi. Sono operativi, comunque sotto le sue direttive, Presidente. No, le direttive, c'è solo una collaborazione che, come è giusto che ci sia nei paesi, se no siamo perduti, insomma. Ci stiamo divertendo, Presidente, io ho detto poco fa là dentro ai ragazzi, i rogudesi sono delle persone speciali, veramente. Vi ringrazio, ma sì, vi ringrazio, questo mi fa veramente piacere, perché vuol dire che siamo stare insieme alla gente, ecco quello. Io inviterei tramite i nostri, la nostra registrazione che poi manderemo ai nostri canali, Presidente, un messaggio per il prossimo. Abbiamo anche detto, tramite anche il sindaco Pier Paolo Zavattieri, il prossimo anno, se riusciamo, a portare una band qui e suonare la nostra musica etnica calabrese. Certo, è una bella cosa, un'idea che cercheremo. Non c'è luce, però. Sì, però una band che suona in acustico forse sarebbe l'ideale, perché si integra con il paesaggio, con l'ambiente, con quello che sono le nostre tradizioni, perché avere dei suonatori di musica tradizionale anche di un certo spessore sarebbe una cosa bellissima, però ci proviamo. Certo, sì, ma con l'aiuto della vostra radio, della vostra televisione, sicuramente ci riusciamo. Noi saremo con voi, sì, sempre. Grazie mille. Grazie. Giovannino, solo un attimo, un sacrificio soltanto, perché ho visto questa signora. Salve signora. Ciao. Allora, io l'ho notata prima e sono venuta qui, insomma, adesso a chiederle da dove viene. E Palmi. Palmi. È il primo anno che viene qua? Sì, la prima volta. Due parole per questo pellegrinaggio bellissimo. Sia poco da aggiungere, sicuramente quelle che mi hanno preceduto non hanno che potuto elogiare. Antico è bellissimo da visitare. È meraviglioso, bisogna visitarlo. Grazie per il suo tempo, grazie. Grazie a te. No, questa è un'intervista che devo fare, perché Giovannino mi ha detto devi intervistare amico. Mikos Kutrupi fotografo. I tarantolati. No, non dico parolacce. Come? No. Ciao. No, perché le tue foto sono, le vediamo. È arbitro, lo sai? È arbitro pure. Sì. Di che categoria? No, della WISP, livello amatoriale. Insomma, noi vediamo le tue foto, ne abbiamo parlato pure prima con altri tuoi amici. Bellissime, voi girate in lungo e in largo la Calabria, soprattutto la Calabria, ma anche oltre la Calabria. Oltre la Calabria, insomma, dove siete richiesti, i nostri gruppi, sì. Dove sono richieste la musica calabrese, etnica calabrese, voi li seguite pure. Insomma, è un bel tempo che spendete per la vostra Calabria. Parecchio, guarda, specialmente io che faccio foto, perché le foto, lo sai, si fanno le foto, poi certo devi lavorarci sulle foto, quindi tutto gratis, quindi non abbiamo contributi, cose, comunque ci divertiamo. Noi tramite i nostri canali ti facciamo tanti complimenti per quello che fai, per la nostra Calabria, insomma a te e i tuoi amici, perché siete un gruppo fiatato, veramente vi facciamo veramente tanti complimenti, perché siete delle persone veramente, persone calabresi, persone che ci tengono veramente alla Calabria, alla nostra terra, alle nostre tradizioni, specialmente far vedere anche agli altri, perché tramite adesso i social noi possiamo vedere tutto il mondo, possiamo vedere cos'è la Calabria. Infatti ancora di cuore, una persona buona, non c'era dubbio, lo dicono tutti, almeno vi ringrazio di tutto quello che fate voi pure come Melito TV, che fate moltissimo anche voi.
Grazie, grazie, grazie veramente amico, buon lavoro, perché sei qua la prima volta, vero? Sì, la prima volta, qua a Rocuti, come ero venuto già un'altra volta, però per... Sì, per cose tue personali. Cose mie. Comunque sai che abbiamo parlato col sindaco, insomma, vediamo per il prossimo anno di riuscire a portare una band qui che suona la musica etnica calabrese, insomma, e far venire tanta gente qui. Sarebbe una bella cosa, perché già c'è molta gente, però per incrementare e per far conoscere questi luoghi bellissimi. Questi luoghi bellissimi, guarda, proprio bellissimi, te lo dico io da fotografo, sono bellissimo da fotografare. Ti ringrazio. Grazie, grazie a te. Ciao Giovannino. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Grazie. Si chiama Martina. Ciao Martina. Ciao. Ciao. Ecco, le suore hanno detto che tu sei una bambina incredibile, importante. Perché? Perché mi sono impegnata. Ho distribuito tutti i volantini del Greco. E invito tutti i bambini di merito, di Anna e degli intorni a venire al Grest di Rocuti. Al Grest, che si svolgerà quando? Il 3 aprile. Il 3 aprile? Il 3 luglio, luglio. Il 3 luglio. E tu cosa fai nel Grest? La stella. La stella fai? La stella la mattina. La stella la mattina. Quindi tutti i bambini che ci stanno vedendo devono venire, che ci stanno vedendo, devono venire al Grest, si devono iscrivere. Cosa devono fare per iscriversi? Devono andare dalle suore. Suore? E dalle suore. Dalle suore a Rocuti? A Rocuti. Si devono iscrivere. Quindi tutte le mamme devono portare i bambini dalle suore a Rocuti per iscriversi al Grest, che inizierà il... Il 3 luglio. Tu sei già iscritta? Sì. Quanti altri amichette tue come te? Tante, tanti, tante bambine ci sono iscritte. Vi divertite? Sì. Cosa fate nel Grest? Andiamo... Infatti, devono fare presto schede, se non trovano posto. Andiamo a mare, poi facciamo i laboratori, i dolci, giochiamo, le recite, anche la recita, i balletti, anche i balletti, le putturiamo, e facciamo tutto. Fate tutto, siete bravissimi, grazie anche alle suore. Sì, grazie alle suore. E alle animatrici. Alle animatrici pure. Il titolo è Naso in su. Naso in su. Crescere a casa loro, la cosa bella. Poi noi aiutiamo le famiglie. Diamo una mano. Prima cosa devono crescere a casa. Una grande mano per la comunità rocudese. Loro sono una grande mano per la comunità rocudese. È stato un regalo bellissimo quello che ci hanno fatto le suore. Brave le suore, viva le suore! Ciao! Come ti chiami? Micaela. Perché ti dobbiamo intervistare? Non l'ho chiesto io, niente. L'ha chiesto lei? Sì, però io non gli ho detto niente. Non hai detto niente?
Che fai tu? Ho mangiato, voglio giocare. Hai mangiato, adesso vuoi giocare, però balliamo, tu balli? Non lo so. Non lo so. Tu balli? Sì. Ok. Don Giovanni, è arrivata la pastina? Sì, ottima, l'abbiamo divorata. Divorata, eccezionale. Mamma era ottima, ci voleva. Con questo brodo di carne di capra, eccezionale. Don Giovanni, lei l'ha mangiata pure? Era buonissima. Era ottima, non vedevamo l'ora, proprio desiderosa era. Bellissima, insomma, tutto buono qua a Rogudi, eh? Tutto buono. I rogudesi sono eccezionali. Eccezionali, pure nella pastina. Lei quanti anni ha fatto da sacerdote a Rogudi? 20 anni. 20 anni a Rogudi? Anni, sì. Eri di casa. Possiamo dire, umilmente dico che eri nata un po' con me, con la mia presenza, non per merito mio, ma il Signore ha voluto così. Il Signore ha voluto così. Sia fatta la volontà del Signore. Sempre, sempre, sempre. Ciao, buongiorno, il tuo nome? Buongiorno, mi chiamo Marina. Marina. Marina, quanti anni è che sei in Italia? 13 anni. 13 anni, quindi sei italiana. Sì, diciamo. Diciamo che parte della tua vita la vivi con i rogudesi. Metà a Melito prima volta e poi Rogudi, sì. Rogudi. Abbiamo 5-6 anni quando abitiamo a Rogudi. Ecco, Oda, adesso venire qui in questo luogo bellissimo, Rogudi antico, le tradizioni di Rogudi, insomma le cose. Tu da straniera, da persona che non sei nata in Italia, in queste zone, e che ci vieni per la prima volta forse? No, no, è seconda volta. Seconda volta. Ecco, due parole tue. È un posto bellissimo come tradizione, mi ricordo dei miei posti, tradizioni sono quasi uguali, conosco, mi piace qua, mi trovo benissimo vicino ai amici che abbiamo fatto insieme. E quindi queste tradizioni, come giustamente sono, dice, quasi uguali, quasi diciamo, uguali del tuo paese. Sì, diciamo, quindi, trovo certe cose che assomigliano. Stai rivivendo un po' le tue, sì, sì, tradizioni. Sì. È bellissimo. Sì, certo, questo mi fa emozione e mi fa piacere. Sei con la tua famiglia? Sì, con mio marito e le mie bambine. Grazie. Prego, grazie. Buona serata. Hai indossato un vestito tradizionale romeno. Ah, ecco, bravo, bravo il marito. Lui è tuo marito, come si chiama? Mio marito Adriano. Adriano, lei è la tua bambina? Sì, è la piccola, ecco. Maia. Questo è un vestito tradizionale rumeno. Rumena, sì, le persone che cantano tipo tarantelle. Ah, ecco. Sono queste. Come da noi quando ci sono, sì, sì, quei gruppi che suonano. Sì, che ballano insieme, ah, come le tarantelle. Questo, ecco, qua. Giovannino, fai una bella. E oggi è la giornata internazionale di queste magliette da noi a Romania, l'ho messo speciale. Ah, quindi è una tradizione, adesso oggi è la, sì, giornata. Oggi è la giornata internazionale. Romina, quindi in Romania, quindi l'hai messo anche, sì, sì, per in occasione. L'ho chiesta proprio speciale che mi piacciono. E in occasione per, sì, il pellegrinaggio di, però, Maria, sì, Santissima. Sì. Grazie. Buona giornata, grazie a voi. Grazie, grazie. Ciao. Bene, tutto, abbiamo fatto una bella giornata,
come al solito, la nostra tradizione, diciamo, il pellegrinaggio, quindi. Tradizioni rogutesi che non devono morire, queste tradizioni. È una tradizione, si ripete ogni anno, e pensiamo di tramandarla sempre, sempre di più, diciamo. Sempre di più. Quindi abbiamo consumato tutto, la carne, la pastina. Finale, come si deve, alla rogutese proprio. La rogutese. Originale proprio, sì. Bellissimo. Grecanica proprio. Carne, la pasta. Le tue tradizioni sono rogutesi? Sì. Perché? Io sono di origine, sono proprio di Corio di Rogute, diciamo. Però. Corio di Rogute. Sì, sì, la frazione sopra. I genitori? Io di Rogute, sì. Corio di Rogute, quindi però, due chilometri. Due chilometri distante, sì. Abbiamo avuto lo stesso destino, diciamo, abbiamo dovuto abbandonare i nostri paesi negli anni 70, come si sa, per l'alluvione. E quindi siamo trasferiti, chi a Melito, chi a Reggio, un po'. Ci sei vissuto? Cioè, nel senso che. No. I miei genitori, diciamo. I genitori, insomma. Sì, sì. Io sono cresciuto, però ci tengo sempre alle nostre tradizioni. Non ho dimenticato mai le tradizioni del nostro paese. E mi piace portarle avanti, sempre. Comune di Rogute e frazione di Corio. Frazione di Corio. Lei è nato. Nato a... Piacere, piacerissimo. Nato a Rogute, però domiciliato a Corio. A 73 era. Mi trovava alla parte della sponda di là e nel fiume era tutto bloccato, la strada era tutto bloccato. Si ricorda qualcosa, insomma, che ci vuole raccontare? Ma non... mi ricordo cose che erano forse utili per quelli di oggi, per le persone giovani, soprattutto per le persone giovani, sì. Quindi ha vissuto, diciamo, ha vissuto dei momenti un po' particolari in quegli anni dell'alluvio. Con molta soddisfazione pure.
Alla prossima, eh?